No, io non ho mai pensato che la NATO fosse un'organizzazione inutile, anzi è quella che ha garantito la pace per 50 anni, 60 anni nel dopoguerra ed è quella che piano piano si è trasformata in un'alleanza che non è stata solo difensiva. Ecco, forse bisognerebbe ritornare a un concetto originario dell'alleanza politico-militare, dell'Alleanza Atlantica, ed è sicuramente vero che ogni paese europeo debba assumersi più responsabilità, perché noi abbiamo vissuto per tanti anni sotto l'ombrello protettivo americano, non dedicando le adeguate risorse a quello che è invece un problema essenzialmente di ogni nazione che compone la comunità europea. Quindi che ci sia bisogno di un maggiore sforzo, e questo maggiore sforzo che poi ci dà anche maggiore sovranità, perché non dipenderemmo più da un alleato che, per quanto alleato, gioca a favore dei propri interessi nazionali e non sempre su quelli degli altri. Quindi è d'accordo affinché l'Italia paghi, raggiunga questo fatidico 2% del PIL in spese militari? Guardi, non parlo di percentuali perché poi tutto è discutibile, no? Non è solamente una spesa quella che certifica la collaborazione nell'ambito dell'alleanza, ci sono anche le missioni. Beh, la NATO ha stabilito quello come una soglia, diciamo, minima per tutti i contributori, però ci sono tante cose da mettere sul piatto della bilancia, no? Quindi, senza parlare di soglie, è giusto che ogni nazione contribuisca e diventa un soggetto attivo della propria sicurezza e non invece un consumatore di sicurezza come molti lo sono stati sino a oggi.